Salve a tutti, è giornata di derby. La rivalità tra le due formazioni in campo oggi è profondamente radicata nella storia dello sport di questo paese ed è nota per dividere opinioni, gruppi di amici, addirittura famiglie. Insomma, un po' di tutto è diviso da queste parti. La partita durerà anche solo 90 minuti, ma le ripercussioni si faranno sentire per mesi, se non per anni. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Beh, è difficile ignorare una rivalità quando è così radicata. È un amichevole, certo, ma non puoi toglierti dalla mente che faresti comunque felici i tifosi con una vittoria. Avrebbero di che vantarsi con gli avversari per qualche giorno, anche sul posto di lavoro. E si comincia. Di Marco. Riceve un pallone interessante. Incornata! Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Dumfries. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Palla in avanti, verso il compagno. Prova a darla profonda, nello spazio. Se ne va. Va di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo, però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Buon giocatore, non c'è dubbio. Jim City. Di Marco. E qui è costretto a cedere il pallone. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. La gioca all'indietro. Barella! E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Passaggio sulla destra. Scatta verso il pallone. Palla a Lukaku. Opportunità di ripartire. C'è spazio da sfruttare in verticale. Pasadic. Ci prova con un pallone profondo.
Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Prova a scavalcare la difesa, ma il passaggio non è preciso. Correa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si fa largo con grande determinazione. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Supera il diretto avversario. C'è l'opportunità per il contropiede. E la difesa dice di no. Pallone interessante, in verticale. Pallone nello spazio. Cerca la giocata di fino. Ecco che parte il cross. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Jim City. Un passaggio da brivido, che rischio. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Provano a partire in velocità. Correa. Ed ecco il cross. Volo d'angelo. E c'è il gol dell'Inter. Un grande colpo di testa in tuffo. Ha capito che con la palla a quell'altezza poteva arrivarci solo lanciandosi di testa. Rete pregevole. Gol per l'Inter. Ha segnato al 34esimo minuto. Numero 90. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Occasione per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Da lì può segnare. Corre! E il portiere dice di no. Ha un'altra chance. Barella. Può vedere la porta da lì. Sbroglia evitando di farsela rubare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. De Vrij. Ecco un'occasione di contropiede. E passa. Vuole tirare. Serve il compagno più indietro. Calcio di punizione per l'Atalanta. Ci prova! E non c'è modo di aggirare il difensore. Correa. Tocco preciso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in carreggiata. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. De Roon la gioca sulla destra. Qui può partire il contropiede.
fallo, nessun dubbio. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Ora proveranno a sfruttare la sua velocità per colpire gli avversari in contropiede. Numero 11. Lascia il campo per il numero 10. Fabio, mi sembra che l'intensità della loro pressione sia aumentata. Si hai ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare il portatore di palla avversario. Guarda anche come accorciano di più. Sono anche molto Lukman. Grande parata di Onana. Ha messo alla prova il portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Errore qui, pallone sprecato. Cercano l'azione veloce. Dunque, rimessa laterale. Tocco morbido. Tenta di allontanare il pallone. Brozovic. Differenza minima tra le due compagini. Un'occasione potrebbe cambiare tutto. Occasione da rete. Buona lettura, ha giocato d'anticipo e ha sporcato il tiro. Grande consapevolezza difensiva. Calcio d'angolo battuto corto. Riceve la palla Barella. Pericolo stentato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Lukman. Provano a partire in velocità. Pallone interessante, in verticale. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Occhio, sportiello si supera. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Cambio di giocatori. Sostituzione per l'Inter. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Avversari bloccati a uno. Intervento goffo. C'è il tiro! Sportiello si supera! Traversone, basso! La allontana senza pensarci due volte. Zappacosta. Usa le sue doti tecniche. Riceve in ottima posizione. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Calcio di punizione per l'Inter. Una ammonizione che non sorprende più di tanto. Attenzione, una sostituzione. E questa è certamente una buona opportunità. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Brozovic. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Soltanto uno dall'altra parte. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Prova a giocarla in profondità. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria.
Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Barella, c'è il cross. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Mele si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Barella prova a darla profonda nello spazio. Può andare in rete. Gosens. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Gosens. Ora Mkhitaryan. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Bella azione sulla corsia di sinistra. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Ci prova con un pallone profondo. Posizione irregolare però. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Pašalić. Pašalić! Il pallone è dentro! Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Che gol, Fabio! È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Gol per l'Atalanta. Ha segnato all'82esimo minuto numero 88. Si ricomincia da una situazione di parità. La domanda è: ora riusciranno a tenere alti i ritmi e provare a vincere? Sceglie di andare per vie verticali. Barella. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Ecco un'occasione di contropiede. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Mkhitaryan. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. C'è l'opportunità per il contropiede. Ci saranno 5 minuti di recupero. Pochissimo tempo a disposizione. Pallone interessante in verticale. Ecco Pašalić. Zapata intercetta il passaggio, pericolo. La mette in avanti. Qui può partire il contropiede. Dumfries prova a spingere sulla corsia di destra. Niente da fare, palla davvero irraggiungibile. Occasione per il contropiede. Prova a fare tutto da solo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Barella. Prova a creare pericolo. Decide di non rischiare. Finisce così, non c'è più tempo. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? È stata una partita intensissima, carica di tensione, passione. Entrambe le squadre hanno dato tutto quello che avevano. Tutto sommato credo che il pareggio sia...